felicità di sentirsi un bambino normale, squarci di vita hanno illuminato il dolore che ha pervaso la comunità ai funerali di Tommaso, morto a scuola a soli 14 anni. Lotta alla dengue, 85 casi accertati e 60 probabili. Installate nuove trappole per zanzare, distribuite nelle farmacie comunali kit con pasticche larvicide e spray repellenti. Il sindaco lancia l'appello, i cittadini facciano la loro parte nelle aree private. Due settantenni si perdono nella boscaglia durante la raccolta di funghi. Entrambi sono stati ritrovati in giornata sani e salvi. Al Pincio il taglio del nastro per Fano fiorisce. Fino a domenica più di 20 espositori animeranno l'evento con piante da interno ed esterno, spezie ed erbe aromatiche. Marche straordinarie, campionati italiani juniores, 4 ori, 1 argento e 7 bronzi. Doppia medaglia iridata per Alessandro Ferragina, sia nel tiro di precisione che nella gara di coppia insieme ad Alex Raggi della Durantina Urbania. Il fanese Gabriele Giuliani corona una carriera nel taekwondo, il 6 dicembre riceverà in Corea il 9° Dan. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. In primo piano l'ultimo saluto a Tommaso, il 14enne deceduto a scuola martedì scorso. Il rito funebre è stato celebrato dal vescovo Andreozzi e dal parroco Don Mauro Bargnesi nella chiesa di San Cristoforo. Oltre ai familiari, agli amici, ai compagni di scuola, anche tanti cittadini, pur non conoscendo la famiglia, hanno voluto unirsi nella preghiera. Particolarmente toccante la testimonianza della mamma. E allora iniziamo da qui con Massimo Foghetti. Ci siamo occupati a lungo della vicenda del piccolo Tommaso, il bambino che è deceduto improvvisamente mentre si trovava a scuola all'Olivetti. Era un bambino cardiopatico e purtroppo è deceduto a causa di un malore che l'ha colto improvviso. Ebbene, oggi siamo qui nella fase conclusiva. È stato appena celebrato il suo funerale nella chiesa di San Cristoforo. Ha officiato il vescovo Andrea Andreozzi insieme al parroco Don Mauro Bargnesi. La chiesa colma di gente, tanti gli amici, ovviamente c'erano anche i genitori, i parenti, ma soprattutto c'erano i compagni di scuola che ancora una volta hanno voluto rinnovare il loro cordoglio leggendo le parole cariche di emozione che avevano pronunciato anche ieri in una cerimonia che si era svolta nel cortile della scuola. Ma soprattutto toccante è stato il ricordo della mamma, che ha avuto il coraggio, la forza di parlare all'assemblea della chiesa e ha ricordato la vita breve di Tommaso, una vita carica di dolore, perché quando è stata scoperta la malattia il bambino non ha potuto condurre una vita normale come tutti gli altri bambini. Ha dovuto rinunciare allo sport, ai divertimenti, alle passeggiate. E quando riusciva ad avere una piccola soddisfazione, per lui era una grande soddisfazione. La mamma ha ricordato diversi momenti, quando ha superato l'esame di terza media alla scuola Nuti, una prova veramente importante per un bambino che con una emozione poteva avere delle ripercussioni importanti. E poi le vacanze. Per la prima volta ha potuto così andare in vacanza insieme alla mamma e fare delle passeggiate, andare in teleferica, insomma per lui era un evento eccezionale. Ha ricordato anche il recente incontro in parrocchia. Tommy si stava preparando per la cresima e quindi c'era questo incontro molto toccante con tutti i genitori. Infine ha ricordato l'amore per la nonna che è deceduta alcuni giorni fa. Anche questo un lutto che è pesato alquanto sulla famiglia Pierangeli. La nonna era molto legata al bambino come il bambino alla nonna. E beh, è stato tutto un susseguirsi di sentimenti, di emozioni che ha coinvolto tutta l'assemblea. Ed ora vediamo come il piccolo Tommaso viene caricato sulla auto che lo porterà alla sua ultima dimora, ma una dimora che tutti dicono è in cielo, perché in questo momento Tommaso è un angelo insieme alla nonna che veglia i suoi amici, i suoi genitori da lassù.
E ora la lotta alla dengue: sono saliti a 85 i casi accertati e 60 quelli probabili. Questa mattina nel municipio di Fano è stata illustrata la strategia condivisa e le azioni messe in campo per fronteggiare l'emergenza. È fondamentale che anche i cittadini facciano la loro parte. Con la disinfestazione attuata dall'amministrazione comunale non sono finiti gli interventi per la lotta contro la zanzara tigre, che è il veicolo di trasmissione per la dengue, questa influenza terribile, insieme alle condizioni climatiche che ne hanno facilitato la diffusione. Abbiamo chiesto al sindaco questa mattina, che ha tenuto una conferenza insieme ai tecnici, com'è la situazione. Noi abbiamo iniziato un'azione larvicida dopo quella adulticida ed è fondamentale che anche i cittadini nelle proprie abitazioni private ci aiutino con le azioni all'interno delle proprie abitazioni. Abbiamo voluto fare il punto stampa insieme all'Aste di Pesaro Urbino, all'Istituto Zooprofilattico e ASET, perché questo gruppo di lavoro che va avanti da settimane sta tenendo sotto controllo la situazione e in maniera chiara stiamo comunicando, senza creare allarmismi alla popolazione, quello che è stato fatto e quello che stiamo facendo. E questo è il metodo che dovremo fare oggi e che mi auguro anche dal prossimo anno riusciremo a fare da marzo in poi, con un'azione capillare in tutta la città. Dove si possono reperire le informazioni affinché la popolazione fanese sia continuamente aggiornata? Come Comune di Fano ci avvaliamo del supporto dell'Istituto Zooprofilattico e soprattutto dell'azienda sanitaria territoriale, l'AST di Pesaro Urbino, che pubblicherà sul proprio sito le FAQ, quindi tutte le domande e risposte, e anche noi rigireremo tutte le domande e risposte con una comunicazione lineare e diciamo identica per tutti gli enti che comunque sono stati coinvolti. Non solo l'amministrazione comunale, ma è importante anche la collaborazione dei cittadini, perché la maggior parte del territorio comunale è un territorio privato. Circa il 70% sono aree private, quindi è fondamentale che i cittadini, nella parte di loro competenza, quindi all'interno dei propri giardini e dei terreni, ci diano manforte, quindi facciano quelle azioni che possono debellare completamente la zanzara tigre fin quando non arrivano le temperature fredde e quindi poi la natura fa il suo corso. Dottor Liverani, com'è la situazione? Stanno aumentando i casi conclamati di dengue? Non è che i casi aumentano, sono aumentati rispetto a ieri soltanto perché ci sono pervenuti i risultati di campioni biologici che avevamo inviato il 15 settembre all'Istituto Superiore Sanità, quindi sono pervenuti questi risultati, ma si riferiscono a casi che noi già precedentemente avevamo considerato come possibili. Ma a questo proposito, incide la zona con le sue caratteristiche ambientali? Beh, la zona è abbastanza caratteristica per lo sviluppo di Aedes albopictus, queste villette private con molto verde, ben curate, molte raccolte d'acqua nei sottovasi, rappresentano un habitat ideale per le zanzare. Con la disinfestazione non sono finiti gli interventi per cercare di limitare la diffusione della zanzara tigre. Si fanno ulteriori azioni. Una di queste parlano di trappole per così verificare la presenza delle larve nel nostro territorio. Sì, la presenza delle larve, la presenza degli adulti e anche verificare la presenza del virus negli insetti. Non abbiamo dati spendibili in questo momento perché è iniziata da praticamente 2 settimane, alla fine del maltempo abbiamo iniziato a fare questi monitoraggi, però sono dei monitoraggi che servono anche per orientare le disinfestazioni laddove il rischio è maggiore, quindi è un monitoraggio che serve esattamente per dare un po' la cronologia degli interventi al comune di Fano. Cosa consistono queste trappole? Ne abbiamo di diversi tipi, sono delle trappole che servono per monitorare l'abbondanza della popolazione e sfruttano un dato indiretto, cioè la quantità di uova deposte in piccoli focolai larvali messi ad hoc. In altri casi si catturano zanzare che sono in deposizione delle uova o in altri alla ricerca del pasto di sangue che gli serve per deporre le uova. Quindi catturano le zanzare in momenti differenti perché i momenti differenti ci dicono in quale situazione siamo dal punto di vista del rischio infettivo. Ma la battaglia contro la zanzara tigre è una battaglia che si può vincere? Assolutamente sì, questa è una battaglia che parte da aprile-maggio, che sono i momenti in cui la popolazione comincia a crescere. Poi noi ci accorgiamo del fastidio della zanzara qualche mese più tardi, ma la lotta alle zanzare inizia molto prima e non inizia
assolutamente attraverso la disinfestazione, ma attraverso la riduzione dei punti di moltiplicazione che sono per la grandissima parte in ambito privato. Perché tanti casi di dengue si sono verificati al Vallato? Quel quartiere lì ha una conformazione che può essere considerata tropicale in determinati momenti dell'anno. È ombreggiato, è innaffiato e quindi c'è un'alta umidità. Lì la zanzara tigre trova esattamente le stesse condizioni che trova nelle foreste di bambù del sud-est asiatico da dove origina, nei nostri giardini. Cioè non è il lago, non è il fiume, è il nostro giardino che moltiplica le zanzare e quindi dobbiamo intervenire lì, localmente, già all'inizio della buona stagione. Non la estirperemo perché sta conquistando il mondo e tutti i continenti sono già invasi da zanzara tigre, si tratta di ridurre la popolazione perché questo significa anche ridurre il rischio di trasmissione dei virus. Alla conferenza stampa di questa mattina è intervenuto anche il presidente di ASET, Giacomo Mattioli. Sono state annunciate due linee di intervento, una a lungo termine, l'altra a un termine più precoce. Ebbene, da marzo in poi verranno così disinfestate tutte le zone di verde pubblico. A breve termine invece collaboreranno le farmacie che dipendono dall'ASET, quelle comunali, che sono quelle alla stazione, quella di Fano Center e quella di Gimarra. Ebbene, qui i cittadini potranno trovare dei kit a prezzi calmierati, il prezzo è 15 euro invece di 25, contenenti una confezione di pasticche per così combattere le larve, poi spray repellenti per adulti e per bambini, disinfettante post punture. 200 confezioni sono state così consegnate ad ogni farmacia, ne saranno 800 in distribuzione in tutto il territorio, quindi i cittadini sono coinvolti, sono invitati a fornirsi di questo kit che può aiutare appunto contro la lotta alla zanzara. E la cronaca, i carabinieri di Urbania hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 25enne albanese residente nello stesso comune. I fatti risalgono a mercoledì quando i militari durante un controllo nel centro cittadino hanno fermato un'auto con a bordo il giovane che si era subito dimostrato agitato. Insospettiti dal suo comportamento lo hanno perquisito. Le operazioni sono proseguite nel suo domicilio dove sono stati rinvenuti 150 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina e 1 grammo di hashish, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi e a 2.000 euro in contanti. Fra gli espedienti per nascondere lo stupefacente anche l'utilizzo di barattoli di riso per cercare di coprire l'odore. Ieri il giudice del tribunale di Urbino ha convalidato l'arresto e imposto per il 25enne l'obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria. Incidente tra auto e moto questa mattina alle 8.30 in viale Primo Maggio a Fano. In base ai rilievi eseguiti dalla polizia locale, una Volkswagen condotta da un fanese di 56 anni stava circolando in direzione Fano quando, giunto all'intersezione con via Carducci in fase di svolta a sinistra, è entrato in collisione con un motociclo che procedeva in direzione opposta. Il Centauro, un fanese di 47 anni, è caduto a terra urtando lo spigolo anteriore destro dell'autoveicolo. Nell'atto del rilevamento del sinistro, nessuno dei due conducenti ha avuto la necessità di ricorrere alle cure mediche. Due episodi distinti di ricerca e soccorso hanno mobilitato i vigili del fuoco, i carabinieri e il soccorso alpino questa mattina nelle zone di Carpegna e Mercatello sul Metauro dopo che due anziani si erano persi mentre cercavano funghi nei boschi. I due uomini settantenni ritrovati in buone condizioni si erano persi nella boscaglia e si trovavano in una zona priva di copertura telefonica. Il primo è stato ritrovato nella zona dell'ex poligono militare di Carpegna, il secondo invece è stato ritrovato nella zona di Sant'Andrea in Corona. Ancora la cronaca, a causa del forte vento questa mattina un albero è caduto in strada panoramica Ardizio a Pesaro. L'albero è caduto su una vettura condotta da una donna. Quest'ultima è rimasta lievemente ferita a causa di alcune schegge di vetro del parabrezza ed è stata trasportata all'ospedale di Pesaro. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e i sanitari del 118. Il tratto di strada interessato dalla caduta dell'albero è rimasto interdetto al traffico per alcune ore.
Attivata questa mattina la medicina d'urgenza all'ospedale di Urbino con 5 posti letto per un investimento complessivo di 280.000 euro di lavori di adeguamento, la MURG è inserita nella struttura di pronto soccorso e osservazione breve intensiva del nosocomio e garantisce il ricovero di pazienti inviati dal pronto soccorso che necessitano di essere stabilizzati prima del trasferimento in altri reparti di competenza specialistica o di pazienti con patologie meno severe che hanno cioè bisogno di ricoveri brevi e quindi inferiori ai 4 giorni. A Pesaro approvate le linee programmatiche 2024-2029. Durante il Consiglio Comunale di ieri il sindaco Biancani ha presentato le 7 sfide per una città più bella, sicura e sostenibile. Sono state discusse e approvate nel Consiglio Comunale di ieri con 20 voti favorevoli e 11 contrari le linee programmatiche di mandato del sindaco di Pesaro Andrea Biancani. I 7 indirizzi strategici, chiamati anche 7 sfide, rappresentano le azioni da realizzare nella legislatura 2024-2029 con l'obiettivo di rendere la città più bella, vivibile, sicura e accogliente, ha sottolineato Biancani. Innanzitutto sono le linee del nostro programma elettorale, che poi è stato, come dire, rielaborato sulla base di quello che è emerso anche durante la campagna elettorale. Tra le prime sfide del sindaco, portare a termine i progetti legati alla capitale della cultura, così da rendere Pesaro un riferimento per cultura e turismo anche dopo il 2024. La seconda priorità è continuare a migliorare le politiche sociali, puntando su accessibilità e sanità pubblica. Tra i punti anche le manutenzioni e la realizzazione di grandi opere, grazie ai milioni di euro che arriveranno in città. Importante anche la gestione dei quartieri per l'amministrazione comunale. Abbiamo posto il tema dei quartieri, che noi riteniamo che siano importanti. Nel mese di novembre dovremo andare alla votazione per rinnovare i consigli di quartiere, dei luoghi importanti dove i consiglieri saranno delle vere e proprie sentinelle sul territorio che porteranno direttamente all'amministrazione comunale quelle che sono le varie esigenze. Il primo cittadino non dimentica il mondo delle imprese e punta ad offrire regole sempre più chiare e procedure più snelle. Tra le sfide anche la cura del verde e la vicinanza e sostegno alle associazioni di volontariato. Nell'ambiente, con le comunità energetiche, la voglia di rendere la città sempre più verde, quindi aumentare quelli che sono gli alberi presenti in città, e al tema del volontariato, dove noi continuiamo a ritenere che il volontariato sia una grande risorsa della nostra comunità, volontariato che spesso si affianca a quelle che sono le politiche e le attività che porta avanti l'amministrazione comunale. Sulle linee programmatiche del sindaco Biancani arrivano commenti negativi dall'opposizione. È un documento vuoto, privo di concretezza, ha detto Giulia Marchionni. Documento che sarebbe perfettamente applicabile ad una città delle stesse dimensioni di Pesaro in qualunque altra zona d'Italia, perché è evidente che all'interno di questo documento non ci sia concretezza, non c'è una parola spesa nei confronti degli anziani, non c'è una parola spesa nei confronti di quelle che sono delle modifiche sui servizi educativi che sono assolutamente necessarie ed importanti. Dopodiché ho cercato anche di provare, così ho provato a sollecitare il sindaco perché delle proposte, delle idee che in campagna elettorale sono venute fuori anche dalla nostra parte politica potrebbero essere ben inserite all'interno di quello che è un contesto cittadino, se solo ci fosse stato da parte della maggioranza il desiderio di provare a lavorare insieme, un desiderio che noi non abbiamo trovato e che è evidente rispecchia perfettamente quella che è l'idea della città di Pesaro che la giunta di Biancani ha voluto ricalcare anche rispetto alla precedente, una città che si concentra sulla palla piuttosto che sulla ruota, piuttosto che sul palio, ma che poi concretamente non costruisce un'identità per il futuro. Mercoledì 25 settembre nell'oratorio della parrocchia di Sant'Orso a Fanno si è tenuto l'incontro dal titolo Missione Pace e Riconciliazione promosso dai missionari colombiani e dal centro missionario diocesano nell'ambito della settimana africana. L'appuntamento ha visto la testimonianza di Monsignor Cristian Carlassare, originario della diocesi di Padova, ora vescovo di una diocesi poverissima, Bentiu, un paese dilaniato dai conflitti interni dopo anni di guerra per ottenere l'indipendenza dal Sudan.
Il peccato mortale di questo paese, dove l'età media si attesta sui 19 anni, è la sua ricchezza mineraria che lo rende povero e impoverito da chi vuole sfruttare le sue risorse. Molti bambini sono costretti a imbracciare un fucile, un terzo della popolazione vive nei campi profughi gestiti dall'ONU. Le milizie saccheggiano e distruggono il paese, il popolo è stremato, ma non ha mai smesso di pregare e sperare. Carla Sare è stato nominato vescovo da Papa Francesco nel 2021, e dopo pochi giorni dal suo insediamento è stato vittima di un attentato. Alcuni uomini, per timore del suo operato, di notte hanno fatto irruzione nella sua casa sparandogli alle gambe. Trasportato in ospedale e poi trasferito in Kenya e infine in Italia per le cure, grazie a Dio è tornato a camminare e ora ha voluto rientrare nella sua terra di missione. Il suo non è un atto eroico, ma la risposta d'amore a un'umanità ferita che chiede giustizia, che chiede speranza. Taglio del nastro questa mattina per Fano Fiorisce. L'evento accoglie al Pincio più di 20 espositori con piante da interno ed esterno, spezie ed erbe aromatiche. Sentiamo le interviste di Rosalba Barattini. La città di Fano fiorisce anche quest'anno, trasformandosi in un vero e proprio paradiso terrestre tra colori e profumi. Ma come si svolge questo evento? Sì, la Festa dei Fiori è una manifestazione importante che abbiamo voluto mantenere, nonostante non abbiamo trovato fondi a bilancio, in poco tempo siamo riusciti a metterla in piedi e devo dire grazie a tutto il settore commercio, quindi all'assessore Santorelli, ma anche a tutte le attività economiche che siamo riusciti a coinvolgere e che comunque danno lustro alla nostra città e alla nostra comunità. E devo dire che tante persone hanno riscoperto la passione, me compreso, per le piante, per quindi tutta la parte botanica, nei propri giardini, nelle proprie case, e c'è veramente tanto movimento intorno a questo settore, quindi un settore che va valorizzato, che va aiutato anche per le tante difficoltà economiche che ha a tenersi in piedi e che quindi come amministrazione comunale abbiamo voluto continuare a sostenere con la Festa dei Fiori. Ci sono già anche delle prossime, diciamo, iniziative per i prossimi anni? Beh, assolutamente sì, dal prossimo anno vorremmo far crescere questa manifestazione, il luogo è sicuramente bellissimo, ma avremo modo di farla ingrandire anche coinvolgendo ad esempio le associazioni oppure le realtà scolastiche, quindi i bambini e le bambine. Abbiamo messo alcuni attrattori per bambini, visto che siamo la città dei bambini e delle bambine, ma dovremo fare molto di più, quindi dal prossimo anno sicuramente ci sarà un impegno, vento permettendo, direi che stiamo prendendo il volo. Ma quest'anno, per esempio, per chi volesse far partecipare anche i più piccoli, come possono accedere alle iniziative? Beh, i bambini possono sicuramente partecipare, ci sono delle attrazioni, ma anche coinvolgimento con Arifan Animation, quindi oltre al tavolo economico che ha coordinato tutta la parte, no, delle aziende, ringrazio anche chi collabora per far sì che questa manifestazione venga conosciuta, comunicata adeguatamente e anche valorizzata, quindi con il coinvolgimento di tutte le parti sociali. La manifestazione fino a che giorno avrà durata e quanti sono gli stand che hanno partecipato? Allora, la festa è aperta e gli stand sono aperti fino a domenica sera e sono circa 20 i partecipanti, le aziende partecipanti, quindi forse qualcosina di più, che sono quelle di Fano e anche del territorio limitrofo. Ma con la Fano dei Fiori qual è il messaggio che vogliamo dare a tutti i cittadini? Il messaggio di una città colorata, di una città allegra, di una città attenta appunto a questo settore, alla natura e anche a poter condividere uno spazio così bello, anche ristrutturato, che è quello dell'area Pincio, facendolo vivere appunto concretamente con queste iniziative. Prosegue con La Notte Nera, la 27esima edizione della Settimana Africana Regionale. L'appuntamento è per sabato 28 settembre a partire dalle 17.30 alla Bastione San Gallo, con una serata dedicata a testimonianze, musica, giochi, laboratori per i più piccoli e cucina etnica a cura dell'Africa Chiama. Il momento clou per l'associazione fanese sarà alle 18.30 con la consegna del premio All'Africa nel Cuore, che quest'anno sarà consegnato a Enzo Nucci, giornalista che ha ricoperto
per 16 anni il ruolo di corrispondente della RAI da Nairobi per l'Africa subsahariana. Nucci ha seguito le crisi in ex Jugoslavia, Kosovo, Albania, Iraq, Afghanistan, Turchia, Algeria. Nel 2024 ha pubblicato il libro Africa Contesa, che il giornalista presenterà in occasione del ritiro del premio. E invece con Cristiana Guerra abbiamo incontrato il maestro fanese di Taekwondo Gabriele Giuliani, che il prossimo 6 dicembre riceverà in Corea il grado di cintura nera 9° Dan. È un'arte marziale coreana, nata dall'incontro tra il karate e il judo, che insegna la disciplina, fa comprendere i propri limiti e migliora la percezione del proprio corpo, ma soprattutto insegna il rispetto per l'avversario. Si tratta del taekwondo, l'arte a cui il fanese Gabriele Giuliani ha dedicato un'intera vita, aggiudicandosi a Seul, dopo 50 anni di intenso allenamento, il grado di cintura nera 9° Dan. Il taekwondo per me è praticamente un periodo importantissimo della mia vita, perché ho iniziato da ragazzino e per quasi 50 anni l'ho praticato, prima come una passione sportiva semplice, dopodiché ho iniziato ad insegnarlo, ho viaggiato in Corea e quindi in tutto questo periodo della mia vita è stato scandito dai ritmi del taekwondo, allenamenti e quindi anche gli esami che mi hanno portato a questo grado in Corea. Ecco, che prove bisogna superare per ottenere il titolo che lei ha raggiunto? 9° Dan è il grado più elevato nel taekwondo. E la prova è innanzitutto recarsi in Corea. Per avere questo titolo a livello internazionale è necessario, sia per l'8° che il 9°, recarsi di persona in Corea, dove c'è una commissione apposita che valuta una prova pratica dopo che il candidato ha spedito una tesina, una tesi di 15 pagine, ha inviato il curriculum, dopodiché al Cookie Won, perché si chiama Cookie Won questo organismo che organizza gli esami, e ti accetta, puoi andare e a questo punto si va, si fa la prova pratica davanti a una commissione di alti gradi coreani. Lei è stato tante volte in Corea nella sua vita? Sì, ho cominciato nel 1989, sono andato in Corea la prima volta per conoscere questo paese. Io sono, ripeto, un appassionato prima di tutto e penso che chi ama le arti marziali debba per forza recarsi in Oriente. E quindi sono andato nell'89 in Corea, dopodiché sono tornato qualche anno dopo e il Cookie Won, che ripeto, questo organismo, organizzò il primo corso per maestri internazionali. Feci questo corso, presi la licenza e dopodiché ho iniziato un percorso anche di collaborazione con i coreani. Infatti io sono un esaminatore, oltre ad essere maestro internazionale, quindi visiono un po' i nostri maestri, le cinture nere dei nostri gruppi o altri gruppi che mi chiamano in giro per l'Italia. Ecco, oggi perché un ragazzo dovrebbe fare taekwondo? Che cosa si impara? Beh, il taekwondo è un'arte marziale principalmente, è anche uno sport, quindi gli aspetti sono due, sportivo e tradizionale. E noi siamo molto amanti del tradizionale perché la tradizione ci insegna innanzitutto a tirare su i ragazzi che vengono in palestra, quindi noi abbiamo molti giovani che vengono nelle nostre palestre per imparare soprattutto una disciplina, no? Le arti marziali sono essenzialmente disciplina, non conta solo la tecnica, ma il modo in cui si praticano, il comportamento in palestra, il saluto, i rituali che molti di voi conosceranno, insomma il saluto ed altre cose che magari all'inizio non si capiscono bene, ma servono per forgiare l'individuo. Ecco, quello che voglio dire ancora una volta, l'arte marziale serve per migliorare l'individuo. Lei ha creato proprio per questo anche una serie di centri qui nella nostra zona? Sì, dopo un certo periodo che insegnavo, alcuni miei allievi hanno voluto anche loro provare l'esperienza dell'insegnamento e devo dire che oggi abbiamo parecchi centri, dall'entroterra Fanese, da Orciano a Fossombrone, Lucrezia, San Costanzo, Mondolfo, anche a Senigallia abbiamo, insieme ai miei allievi appunto. Abbiamo tutti questa passione, il nostro gruppo è forte, anzi approfitto per dirvi che il prossimo 23 novembre a Terre Rovereschi, a Orciano, al centro sportivo, organizzeremo un bello stage con un maestro che verrà dalla Corea
e che ci aggiornerà sulle ultime novità che riguardano appunto il taekwondo. Dal taekwondo alle bocce con i campionati italiani juniores, a laurearsi campioni d'Italia anche Alessandro Ferragina della San Cristoforo Fano nel tiro di precisione under 15 maschile. La coppia composta dallo stesso Ferragina insieme ad Alex Raggi della Durantina Urbania nella gara di coppia. Sentiamo l'intervista. Straordinari i risultati conseguiti dai nostri atleti marchigiani ai campionati italiani juniores di bocce. Sono stati conquistati 4 ori, un argento e 7 bronzi. Ora andremo ad ascoltare qualche atleta vincitore. Beh, sono molto contento perché ha ripagato tutti gli sforzi che abbiamo fatto io, la mia famiglia e il mio allenatore durante l'anno per prepararci al meglio. In cosa consisteva la gara e in quale categoria partecipavi? Partecipavo alla categoria under 15, consisteva in 12 prove di bocciata con vicino un ostacolo e l'obiettivo era prendere la boccia bianca che dava i punti per arrivare al risultato finale. Dove si sono conseguiti i campionati italiani? Si sono conseguiti a Firenze, precisamente nella bocciofila sestese. Hai partecipato anche ad altre gare nazionali? Sì, durante l'anno sì, infatti adesso avrò anche le ultime 3 gare per cercare di vincere la classifica. Ma come è nata questa passione? La passione mi è nata guardando mio padre e mio zio che giocano in Serie A da tantissimi anni e guardando loro mi sono appassionato. I miei progetti futuri sono allenarmi per migliorarmi ogni giorno e cercare di arrivare sempre ai gradini più alti, magari anche ai campionati europei e mondiali. E inoltre possiamo dire che hai vinto 2 ori, perché uno individuale e uno in coppia. E come si chiama il tuo partner in competizione? Il mio partner in competizione si chiama Alex Raggi ed è di Urbania. Mentre tu invece di dove sei? Io sono di Marotta. Insieme ad Alessandro Ferragino avete ottenuto un altro oro. È stata una bella partita, lui andava a punto, io invece bocciavo. Ci siamo impegnati e abbiamo ottenuto il risultato. Anche per te è il primo titolo ottenuto, sei orgoglioso di aver conquistato questo risultato? Sì, sì, molto. Ho vinto anche il regionale, sempre contro Alessandro, e è stata una bella emozione. Da quanto tempo ti alleni? Circa 7 anni. Molto importante anche il supporto della famiglia. Cosa ne pensa di questa tua passione? Sono stati molto contenti. La mia mamma aveva il bocciodromo di Urbania. Io alle elementari tornavo da scuola e andavo subito a giocare. E da lì ho incominciato la mia passione. Quali saranno le prossime competizioni in programma? La stagione sta volgendo al termine, però ci sono ancora le ultime gare di questo circuito Prestige. La prossima settimana sono a San Martino in Rio, poi una gara a Campobasso e l'ultima in Sardegna. In base a queste ultime 3 gare, se riescono a fare bene, hanno buonissime possibilità di vincere questa classifica del circuito Prestige. Il settore giovanile nello sport delle bocce è in crescita. Come si sente a vedere che anche i più giovani mantengono viva la tradizione delle bocce? C'è un lavoro a fondo da parte della società, non solo nostra, quasi tutte le marche stiamo lavorando, siamo primi in Italia. E negli ultimi anni questa crescita come si è evoluta? Ma si è evoluta intanto organizzandoci anche con preparatori atletici laureati che riescono a dare anche il senso di una giusta motilità nel movimenti e così i ragazzi si appassionano allo sport, allo sport bocce perché è molto competitivo fra di loro. Ha iniziato a girare il cortometraggio Che era nella città della fortuna, l'attore fanese Emanuele Giorgi, famoso in Francia come protagonista di una delle più popolari serie TV che va in onda da 10 anni, Plus Belle la Vie. Nel prossimo servizio di Stefania Schiaroli conosciamo meglio il suo percorso personale e professionale. Emanuele Giorgi, abruzzese di nascita ma fanese acquisito, fin da bambino ha sempre avuto chiaro il suo sogno, diventare un attore. Un mestiere insito in lui che lo ha sempre caratterizzato. Ogni momento era buono per mettersi alla prova nella recitazione. Dopo il liceo classico si è trasferito a Roma, dove ci ha raccontato che ha studiato con Francesca De Sapio, membro onorario dell'Actor Studio di New York ed ex moglie di Al Pacino, e poi al Teatro Blu con Beatrice Bracco, l'insegnante di Claudio Santamaria, Kim Rossi Stewart, Paola Cortellesi, Gianmarco Tognazzi, Valerio Mastrandrea e tanti altri attori. Nella
capitale ha lavorato sodo per emergere, ma il successo lo ha raggiunto in Francia. Dopo il suo periodo romano, infatti, si è trasferito a Parigi per 11 anni e poi a Marsiglia, dove si gira la serie che lo ha reso famoso, in cui ha recitato in 10 anni circa 300 episodi, una seconda vita sul set. Emanuele torna spesso a Fano a trovare la sua famiglia d'origine e, a prescindere dai tanti impegni, trova sempre il tempo di stare vicino ai suoi amici d'infanzia. Soprattutto nei momenti importanti, lui è presente. Fano, incisa in modo indelebile nel suo cuore, proprio in questo periodo sta lavorando in centro storico ad un suo progetto. A volte la vita ci presenta dei percorsi abbastanza improbabili. Io ho lavorato 11 anni a Roma, mi sono formato come attore e poi un bel giorno mi sono stancato, sono partito e, come dice un proverbio arabo che amo molto, che cito spessissimo, però è vero, è che il tuo destino ti aspetta nel percorso che hai scelto per evitarlo. Io infatti ero andato a nascondermi a Parigi facendo altre cose e poi un bel giorno ho fatto questo casting e un mese dopo mi sono trovato davanti 4 milioni di spettatori ogni sera. Raccontiamo ai nostri telespettatori infatti che lei ha un successo straordinario in Francia. Si può immaginare la televisione, che tipo di mezzo mediatico sia, no? Quindi l'impatto che abbia sul pubblico, quindi dai, sì. A volte magari se fai delle opere d'arte non ti calcola nessuno, invece se lavori in televisione ti riconoscono tutti, quindi per strada diventa a volte anche particolare, diciamo, dai. E a proposito, lei ha fatto tanto teatro a Roma? Ho fatto tanto teatro, ho iniziato con Claudio Santamaria, fra l'altro, ho lavorato con la Bracco, ho lavorato con diversi registi per più di un decennio e poi appunto la televisione, io non ho neanche la televisione a casa, detestavo la televisione e adesso lavoro in televisione. Ci racconti la fiction che le ha dato il successo? Allora, la fiction che mi ha dato il successo è Plus Belle la Vie. Dunque, questa è una serie molto popolare, no? Che parla della vita di un quartiere di Marsiglia ed è la storia di tanti personaggi, tante famiglie anche semplici, ma di tutti i ceti sociali. Ed è una storia che parla di tanti aspetti della vita quotidiana. Ci sono anche cose un po' più noir a volte, no? Un po' più poliziesche, quindi c'è un po' di tutto, veramente un calderone. Presto girerà proprio a Fano un cortometraggio, perché lei ha origini fanesi. Ci racconti questo cortometraggio? Sono 25 anni che sono fuori da Fano, però ho vissuto la mia vita di alunno a Fano, quindi ho fatto le elementari, le medie, il liceo classico qui. E adesso dopo 25 anni ritorno a Fano provando per me stesso a diventare filmmaker, quindi a fare la regia del mio primo cortometraggio. È un cortometraggio che ha vinto una borsa di studio a Parigi, la cui sceneggiatura ha vinto una borsa di studio. Non è che mi lancio qua a Fano, perché ripeto, lo faccio per me stesso, però girerò il mio primo cortometraggio come regista, attore, produttore e chi più ne ha più ne metta qua a Fano nei prossimi giorni. Progetti per il futuro? Per adesso sono concentrato sul mio progetto e parallelamente mi hanno proposto la direzione degli attori delle serie della Rai 1 francese, quindi da qualche mese sono il direttore degli attori, quindi sono il coach degli attori della serie in cui ho lavorato per 10 anni. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale sull'inaugurazione di una ferramenta in via delle Querce a Fano. Termina qui il telegiornale, grazie per averci seguito e buona serata.